Care teste fiorite, buon venerdì. La rubrica di oggi è dedicata alle storie disdicevoli, cioè a quelle storie che i bambini adorano e che gli adulti non vorrebbero mai che fossero raccontate. Gli autori che sono in grado di raccontare queste storie, di inventarle e soprattutto di che hanno il coraggio di farle sono pochissimi e soprattutto in Italia arrivano molto poco. E allora, siccome in due di questi libri mi sono imbattuta recentemente, li recensirò con tutta calma su Teste Fiorite, però questa settimana non ho resistito a raccontarvi di queste storie disdicevoli. E perché uso questo termine disdicevoli? Perché viene fuori da questo albo che io amo moltissimo, il narratore di Sacchi, illustrato da Michele Ferri nell'edizione di Orecchio Cervo, ed è la storia di un signore nello scompartimento del treno che davanti ad una zia con due bambini che non riesce, tre bambini, che non riesce ad intrattenere, a far star buoni, raccontando delle storie soddisfacenti, a un certo punto comincia a raccontare lui la storia di una bambina orribilmente buona, talmente buona che viene ammessa nel giardino privato del principe, solo che in questo giardino privato del principe arriva un lupo e questo lupo sta per non accorgersi della bambina e quindi per preferire di mangiare gli animali invece che la bambina orribilmente buona, salvo che questa bambina ha tre medaglie enormi sul petto, della bontà, della gentilezza e via dicendo. Queste medaglie iniziano a tremare quando lei si spaventa davanti al lupo e il lupo se la mangia. Per cui i bambini restano molto soddisfatti di questa narrazione e la storia si finisce con la zia che è arrabbiatissima perché si arrabbia col narratore, col signore che ha raccontato questa storia e gli dice che passerà mesi per recuperare il danno morale fatto ai bambini con il racconto di questa storia. E il narratore risponde dicendo: io almeno sono riuscito a tenerli buoni 10 minuti. E finisce proprio quando il narratore scende alla stazione di arrivo di destinazione sua, mentre i bambini e la zia continuano, e lui dice: povera infelice, per i prossimi 6 mesi o giù di lì, quei bambini la tormenteranno in pubblico con la richiesta di storie disdicevoli. Ecco, ai bambini le storie disdicevoli piacciono un sacco, ma ai genitori e agli adulti no. Perché? Se vi ricordate quella vecchia storia su cui torno spesso di Jella Lepman, dei libri che sono educatori silenziosi, ecco, trovare l'educazione silenziosa nelle storie disdicevoli è ancora più complicato che nelle altre. E sono quelle storie in cui si sostengono i comportamenti negativi o si sostengono le possibilità di deviazione anche tra virgolette morale. Mi viene in mente un libro bellissimo di Mark Twain che consiglia alle bambine, in cui c'è un passaggio edito da Donzelli in Italia. C'è un passaggio bellissimo in cui si dà il consiglio alla bambina che vuole far fuori il fratello e che quindi deve cercare di bruciarlo di nascosto, di scottarlo facendogli male, ma senza che gli adulti si accorgano che è stata lei, e via dicendo, tutti i sotterfugi per arrivare a fare la nefandezza che la bambina ha in mente, ma senza farsi beccare dagli adulti. I due libri che mi hanno colpito e mi hanno portato a dedicare questo video alle storie disdicevoli oggi sono questi due. Sono appena stati pubblicati da Bompiani con le illustrazioni di Sergio Ruzzi e sono entrambi di Frances Perry Hyde, che è una grande autrice molto conosciuta all'estero, in Italia molto poco, e sono favole a cui non badar troppo, cioè piccole favole con piccole morali decisamente contrarie alle morali solite, per esempio il tacchino fannullone che non si sveglia, che viene premiato perché è l'unico che non arriva a essere mangiato il giorno del ringraziamento, oppure l'ape che non fa niente, che viene premiata perché le altre api vedono vanificato il proprio lavoro da un orso e lei invece non ha fatto niente, quindi va tutto bene. La bambina che non ha nessuna cura dei propri vestiti, che viene gratificata da Babbo Natale che le porta più vestiti e più giocattoli perché lei è l'unica che li ha rotti tutti, e le morali finiscono sempre nello stesso modo, cioè dopotutto aveva fatto bene a essere egoista piuttosto che essere pigro, piuttosto che essere solitario e via dicendo. Proprio delle favole al rovescio in questo senso, cioè la morale è esattamente la contraria che dovrebbe essere, a cui non badar troppo, nel senso che
Bisogna lasciargli il tempo che trovano, però sono sicuramente morali molto più vicine a quelle sentite dai bambini che non dai vecchi moraleggianti, moralizzatori, moraleggiatori che siamo noi. L'altro è Storie per bambini perfetti e siamo sulla stessa linea d'onda, brevissimissime storie di 3-4 pagine in cui si dà ragione ai bambini che sostanzialmente rompono le cose, si vestono male, non vogliono comportarsi come gli adulti desiderano. Per esempio, c'è la storia di queste due sorelline che devono aiutare la mamma a sparecchiare e a lavare i piatti, una incuria, rompe delle cose, fa dei danni e la mamma le dice: va bene, adesso non lo fai più, nel senso non mi aiuterai più. L'altra invece è talmente brava che la mamma le dice: adesso lo farai sempre. E naturalmente vince quella che non aveva fatto niente. Infatti si conclude la storia dicendo: buon per lei che fa tutte queste cose, è meglio per me. Oppure il bambino che non vuole mettersi i vestiti puliti per andare a trovare la zia, la mamma lo costringe, lui si veste di tutto punto. Si sporca tutti i vestiti nuovi, tanto che la mamma arrabbiata gli dice: va bene, allora per punizione non vieni dalla zia e resti a casa a vedere la televisione. E quindi qual è la deduzione logica? Che il bambino aveva ragione, era esattamente ciò che voleva prima, l'ha ottenuto rigirando il genitore, rigirando l'adulto, ma lì è arrivato. Ecco, piccole storie decisamente disdicevoli, decisamente dalla parte dei bambini e soprattutto che garantiscono e ribadiscono la possibilità di poter narrare tutto ciò che si vuole, anche ciò che può non essere morale, non può non essere in qualche modo educativo, può non essere piacevole per gli adulti, ma decisamente molto divertente per i bambini. Ciao, a venerdì prossimo!